Si è svolto all'autodromo di Vallelunga il primo corso di guida per i monopattini elettrici promosso dall'INC, azienda leader del servizio di monopattini in sharing, in collaborazione con i centri di guida sicura ACI e SARE Assicurazioni. Abbiamo voluto portare dal MIT di Boston il monopattino più evoluto al mondo. Non potevamo che concludere questa nostra decisione se non con creare questa partnership con le scuole di guida sicura ACI Vallelunga. Quindi ci saranno questi corsi a brevissimo, sia qui che sull'altro punto di Milano, dove le persone seguiranno un training completo, così come per dei training auto, seguiremo la parte teorica in aula e poi la parte pratica direttamente in pista. Le persone quindi impareranno come tenere dritto il monopattino, come fare zigzag, come utilizzare la frenata d'emergenza. Quindi tutto quello che per loro sembra una cosa normale, perché si stava facendo sin da piccoli, ora invece si è in mezzo alla città, tra pedoni e automobili, quindi va fatto in modo più responsabile. A chi è rivolto questo conoscimento? È rivolto un po' a tutti, perché noi abbiamo come clienti e già abbiamo delle persone che cominceranno a breve. È una società di food delivery, noi abbiamo già Off Lunch, Movende e Foodies che già hanno prenotato i corsi per il loro staff. Quindi avremo i fattorini che guideranno i nostri monopattini con gli zaini per fare il delivery. Quindi come guidare e tenersi in equilibrio con comunque uno zaino dietro con dei prodotti. Poi per chi fa gli spostamenti casa lavoro, quindi se hanno delle piste ciclabili vicino loro o si devono integrare poi con la corsia normale auto, poi per studenti, chiunque. L'obiettivo è quello di formare gli utenti alla guida sicura e rispettosa di tutti i soggetti presenti in strada, ma anche alla consapevolezza del mezzo che si sta utilizzando. Presenti alla conferenza stampa di presentazione Alfredo Scala, direttore generale dell'autodromo di Vallelunga, Enrico Stefano, presidente della Commissione Mobilità del Comune di Roma, Maurizio Pompili, Operation Manager di Link, e Marco Branchini, direttore Marketing, Brand e Customer Relationship di SARE Assicurazioni. I presenti si sono cimentati in tre prove con il monopattino, una frenata controllata, un rettilineo da percorrere seguendo una linea bianca disegnata sulla pista e uno slalom. A seguire una prova alla guida di un'automobile lungo una pista che simula condizioni di guida impervie. Presidente, ma si può immaginare delle misure di incentivo per i cittadini per farli partecipare a cose come queste? Beh, sicuramente è un qualcosa che va organizzato e pianificato. Chiaramente in una città come Roma parliamo di numeri grandi, però sicuramente si può pensare a qualche iniziativa di questo tipo. Magari penso ai più giovani, alle scuole. Sicuramente è un aspetto importante che già facciamo su settori simili e che sicuramente si può estendere anche al tema dei monopattini.